La porta del paradiso. Gli archi delle entrate dei templi sicuramente passano in secondo piano, in alcuni casi non presi in considerazione, a meno che non siano magnificamente decorati e imponenti. Ma anche le entrate dei templi hanno un loro significato simbolico, religioso e culturale profondo. I thailandesi li chiamano anche Salah o Patussala. Mi trovo all'interno del Wat Attayainai. Ci sono appunto alcuni significati dietro gli archi d'entrata del tempio, come ho detto appunto all'inizio, le porte del paradiso. Quindi rappresentano appunto la porta del paradiso o accesso al regno divino e spirituale. Attraverso l'arco è visto come un passaggio verso un luogo di pace, saggezza e illuminazione spirituale. Spesso decorati con immagini del Buddha, storia della sua vita, elementi sacri, quindi chi passa sotto sta entrando in uno spazio sacro dedicato alla pratica buddista. Allora, dovrei attraversare la strada perché vi voglio fare vedere un esempio di Salah, a cosa mi riferisco. E sinceramente si potrebbe anche attraversare, però voglio rispettare un po' le regole e quindi passiamo da qua. Non ci passo quasi mai, però se in questa occasione ci passo. Eccoci qui. È un sottopasso, diciamo, anche illuminato, via. Vi faccio vedere appunto a cosa mi riferisco alla parola Salah. Ci sono due esempi che vi posso fare vedere. Eccoci qui dall'altra parte della strada, tutto molto tranquillo. Questi che vedete qui davanti sono gli originari Salah. Quindi Salah in questo caso vuol dire luogo di attesa, di relax, o ma anche semplicemente ripararsi dal sole. Ora questo è proprio davanti a una scuola e quindi molti alunni si fermano sotto ad aspettare i propri genitori. Ma Salah viene chiamata anche la normale pensilina degli autobus, perché in pratica funge lo stesso da zona di attesa o di relax, magari uno si siede, si beve qualcosa. I Salah li puoi trovare anche lungo le strade provinciali, quindi autisti che fanno lunghi percorsi in macchina hanno la possibilità di fermarsi, riposarsi, bere qualcosa e stare all'ombra, e questo è definito Salah. Ecco perché anche gli archi delle entrate dei templi vengono chiamati Salah o Patussala, proprio perché alcuni sono molto larghi e la gente si può diciamo riparare dal sole, attendere persone magari che sono ancora all'interno del tempio o semplicemente anche un mototaxi. Principalmente vengono chiamate Patu, anche se Patu vuol dire porta, ma in molti lo chiamano anche Patussala. Gli archi sono parte integrante dell'architettura tradizionale thailandese, riflettono la ricca cultura e le antiche tradizioni del paese. Gli archi nelle entrate dei templi è un'espressione di orgoglio nazionale e di preservazione della cultura thailandese. Spesso gli archi sono magnificamente decorati e imponenti, creando un'impressione di grandezza e bellezza. Può essere interpretato un gesto di accoglienza e benvenuto a coloro che entrano nel tempio e invitandoli a sperimentare la bellezza e la serenità del luogo sacro. Ok ragazzi, con questo vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao ciao!